Massimo. Sì. Abbiamo un contatto, un lavoro grosso. Tua vecchia conoscenza, ti interessa? Chi? Domingo Poliandri. Dove? A Torino. Sto spendendo più di narcotici che, non so, di fiori per la mia figa. Ci sei? Dove sono? Sempre qua. È un incubo che non finisce, eh? Ho avuto un'ideona io, eh? Stai attento. Però non come l'altra volta che mi è toccato fare la Stramilano. E hai rischiato di essere infilzato come uno spiedino, ma dal buco del culo. Volevo far saltare, ascolta, è interessante questo. Casa del tuo amico Domingo. Ho piazzato delle cose belle a casa sua, belle, eh? Io adesso esco fuori, qua c'è la caserma dei carabinieri. Tu stai lì dove stai, non mi fai arrabbiare, perché se no adesso ti percuoto anche come un tamburo. Via, andare. Quindi hai piazzato degli ordigni a casa di Domingo. Chiaro. Adesso appena lui berrà una delle sue bottiglie di Coca-Cola zuccherose di merda, ci farà uno di quei pasti piellosi, pallosi e pieni di zucchero e merda, come i tuoi, poi del resto. Te hai sicuramente una grossa immaginazione, Massimo. Lo diceva anche la mamma, anche questo lo diceva tanto. Anche la mamma e la maestra. Tua madre era una donna molto saggia, da come mi stai narrando. Sì, lascia stare mia mamma, che adesso è da un'altra parte e non c'è più. La maestra invece c'è ancora, lì potremmo occuparci in separata sede. Ma adesso... E non so perché ti fai tante preoccupazioni. Anche tu senti le voci, ogni tanto ci discuti, eh? Oppure è solamente una cosa mia? Sai che ti do un pugno sulla nuca che per riprenderti ci vuole 6 mesi. Scommetto che in tutta questa storia c'entra anche Gioia, vero? Vi siete messi d'accordo? Ma certo, sicuramente. Ma perché se pensavi che Gioia era un angioletto, un putto disegnato sulla Cappella Sistina? Che cazzo dici? Lui che ha piazzato le bombe. Ma secondo te io faccio il lavoro sporco? Domingo è solo una pedina del puzzle. Non è lui che comanda. Ci sono pezzi molto più grossi dietro. E dopo me lo dirai. Intanto cominciamo a tirare io via. Io ti dico solo che tu te ne pentirai amaramente. Che questa storia non finisce qui. Che tu sei nella merda fino al collo. Siamo arrivati. Questi sono i parcheggi sotterranei di Torino. Mi vuoi piantare due pallotte e lasciarmi qua? Cosa vogliamo fare? No, ti voglio portare in un posto molto più bello e molto meno, diciamo, in basso. E adesso? E adesso? E adesso? Limurto catena. Dai. Fai bravino, eh? Massimo, dove stiamo andando? Vai, ti faccio vedere una cosa bellissima, un posto meraviglioso. Alla quale assisterai a un evento fantastico. Ma ce lo vedremo da uno dei posti più belli che io abbia mai visto. Saluta Domingo. Sai che io se mi metto a urlare adesso tutti mi sentiranno. Sai che sentirò un po' i denti adesso, tu non parli più. La stessa cosa di prima, ti ricordi tu?
puoi sparare, dai. Facciamo così, cammina, dai. Cammina, cammina, cammina. Quanto ancora dobbiamo camminare, Massimo? Stiamo camminando da tre ore. Mi fai un sacco di domande, ma che palle. Abbiamo piazzato delle belle cariche sotto la bella cucina del tuo amico Poliandri, dove mangia la sua merda powerliftica. Chi ha fatto la soffiata? Al momento questo vero non te lo posso dire. So che al momento ci siamo dentro io e Gioia. Perché te l'ho detto, il lavoro sportino lo faccio io, quello piacevole me lo cucco. Metti tutto. Via quella pistola, Massimo. Lo diceva la mamma, tante volte anche il papà. Hai visto che spettacolo? E quindi cosa vuoi fare? Far saltare la moneta degli anni? No, la vogliamo da là. Cosa? Posto in prima fila. Tu vuoi far saltare casa di Domingo e guardarlo dalla mole? Bravo. Te sei pazzo completamente, Massimo. Ancora. Hai dei problemi? Sì, mamma, sì. Ragazzo, non è una cosa che sto inventando, è una cosa... Ti faccio ridere? Hai visto? Ti sto facendo fare anche l'ultimo giro di giosta, bevi i tuoi liquami del cazzo. Però non lo so. No, perché sai, mi dava fastidio la luce, allora mi serviva un paio di occhiali da sole. Adesso entriamo, ci si diverte. Io elimino tutto, pianta, radice e anche i frutti, perché dopo, prima di andare a fare in culo, mi racconterai tutto quanto. Tu e Gioia siete solamente due pupazzi all'interno di tutta la giostra. Sì. Ricordati che siete tu... Siete come due zecche che state lì a rompere. Sì, ma le zecche quando ti mordono fanno venire la febbre, danno fastidio e soprattutto si annidano in posti dove tu non pensi. Poi non darmi mai più della zecca, perché altrimenti... Ok, è tempo, dai, sistemati che è arrivato il tempo del pirotecnicismo, ok? Finisci, ciccio. Posso, scusi, ci mancherebbe. Mi tocco tutti i telefoni al mondo, ti tocco a sinistra. Pezzettino di Domingo dappertutto. Questo c'è stato Nino Baffi. C'è stato Nino Baffi qua. Porca merda. Devo trovare il modo di innescare la bomba, devo scendere da qua. Massimo, io mi sento un attimo le vertigini. Stai fermo, stai lì, stai fermo, che ce l'hanno più le vertigini, ma non ti muovere. Tanto due minuti e poi... Ora mai più. E anche la tua esistenza avrà un epilogo. Massimo, io stai calmo lì, che io... Non ti muovere, figlio di puttana. Non ti muovere, non ti muovere. My father can't feel the love. Ooh.
tagliare il filo rosso. Quanto ci sei andato vicino questa volta, mamma mia, neanche lo sai, neanche lo sai. Mi devi un bel favore a sto giro, mi devi un bel favore. Quel pezzo di merda è riuscito a fare, a disinnescare la bomba, quel servitore inutile, servile, tappetino. Domingo! Alla prossima! Scusi signorina, per caso non è che ha visto un signore bassino pelato camminare da queste parti? Con la barba? Grassottello? No, eh? Va bene. E non lo so, non lo so, Cream. Scusami, per Domingo. Non sai? Grazie. Per Domingo, non sai? No, non so. Niente, ciao.